tiro di filotto. Questo filotto è da portare perché le linee sono inizialmente impostate su una traiettoria, tanto sullo stretto, non sono parificate sulla sponda lunga, ma quasi, non guardano leggermente da così, ma poco. Se io provassi a optare per la soluzione del filotto sulla seconda o terza passata, molto probabilmente beccherei quel pallino, perché seconda passata cosa vorrebbe dire? Che la biglia bianca batterebbe su quella sponda corta lì, verrebbe qui giù più o meno qua, il pallino lì è sulla strada, no? Si vede subito. Quindi se voglio optare per questo filotto, devo andarci subito sulla prima passata. Quindi portare subito la biglia bianca sul filotto, sul rosso, subito di prima intenzione. Devo quindi correggerla un po', quindi applicare un qualcosa perché per fare in modo che questa biglia bianca non parta dritta così, ma vada a battere più in qua su questa sponda corta qua, più verso il centro. Le due armi per fare questo sono porzione di palla e l'effetto. In questo caso tutto, entrambe sulla destra, devo proporzionarla di qua, no? Se voglio mandarla più, se voglio far battere la biglia versare più verso il centro di questa sponda corta qua. Nei tiri retti, poiché c'è anche la questione del controllo della propria, la combinazione tra questi due elementi, no, porzione di biglia ed effetto, nasce proprio poi relativamente alla posizione che vogliamo far ottenere alla nostra. Teoricamente, con questo tiro qua, tirando forte alle tre passate e andando subito sul filotto di prima intenzione, la biglia avversaria farebbe così, teoricamente si fermerebbe qua. No. Se voglio cercare la divisione a fine corsa, oltre che i punti, sarebbe quindi ottimale che la mia biglia battente si fermi qua, in questa zona qui. Poi ovviamente se riesco a farle fermare entrambi vicino a sponda, ottengo la rimanenza perfetta, ma quello insomma è un passo successivo. Adesso ragioniamo per grandi argomenti. Quindi vorrei che questa biglia si fermasse qui, non andasse a correre più di tanto la biglia battente gialla. Siccome non voglio farla correre, per non farla correre più di tanto, la soluzione, una soluzione potrebbe essere quella di prenderla piena applicando un piccolo effetto. Più vado sul pieno della biglia e meno la mia corre. Quindi sicuramente qui un po' di effetto lo metterei. Qui sono quelle posizioni teoricamente di raddoppio sullo stretto, nel quale si è facile ottenere quel disegno in cui la biglia battente fa, colpisce la biglia avversaria e poi fa così. Però qua devo correggerla di tanto, perché questo qua è impostato tanto sullo stretto, no? Adesso non mi metto a fare valutazioni perché si vede subito d'occhio, è impostato tanto sullo stretto questo raddoppio qua. Per cui un po' di porzione io ce la metterei, anche in considerazione del fatto che questo biliardo rientra tanto e tirando con la forza delle tre passate è tutto un rientro. Quindi io devo vincere questo rientro, devo fare in modo di vincerlo in qualche maniera, quindi un po' di porzione mi serve. Un po' di porzione, ma visto che qua dovrei correggerla tanto di porzione, anziché correggerla tutta di porzione ci metto un po' di porzione, poi dico no, voglio andare lo stesso sul grosso della biglia, quindi per correggerla ancora di più ci metto anche un pizzico di effetto a destra. Un effetto piccolo potrebbe essere un effetto sopra il centro, sicuramente non sotto perché voglio che la mia vada avanti, no? Dopo l'impatto con la biglia avversaria, non voglio riportarla indietro. Quindi potrebbe essere un effetto 1 in testa, per capirci, o poco sopra il centro, con un pizzico di porzione sulla destra. Quindi questa è indicativamente l'idea del tiro.
poi alla fin fine, dopo che mi sono chinato, ho valutato che la porzione da prendere, anche con l'effetto, è comunque abbastanza, non era comunque tanto grossa, no? Più o meno eravamo su 3/4 palla, mezza palla. Difatti cosa è successo? Che poi la biglia battente non si è fermata, gli ha preso una sponda corta, una sponda lunga lì, prendendo questa porzione di palla così piccola a forzo. Quindi la valutazione che ho fatto all'inizio e poi alla fine, quando mi sono chinato, ho visto che non bastava quella valutazione lì, avrei dovuto forse andare a prendere ancora più fine. Prendendo la più fine, sono appunto riuscita a mandare la biglia sul rosso di prima intenzione. In questa maniera qua non ho ottenuto appunto la cosa che avevo valutato male all'inizio, è la rimanenza di questa, perché ho detto, volevo che restasse lì, invece sono andata su una porzione di biglia talmente fine che poi a forza è tornata lì. Quindi non ho ottenuto la difesa a fine corso. Comunque è andata indicativamente bene lo stesso, perché oltre ai punti ho lasciato la biglia avversaria attaccata sotto sponda qui. Adesso è vero che l'avversario ce l'ha vista, ma ha un filotto tutto bigliardo con la biglia sotto sponda. Non è facilissimo. Io intanto punti è 56 o 28, dipende da cosa stiamo giocando, li ho realizzati. Adesso se l'avversario riesce a fare altrettanto deve essere davvero molto bravo in questa fattispecie qua.